Book trailer, accessibile. Il seguente video è stato progettato per la fruizione da parte di non udenti e non vedenti. Era calata la sera, presi un libro dallo scaffale. Lo aprì e trovai una busta. Era il 1931. Il Radio Corriere scriveva che un giorno non tanto lontano potremo radiovedere non è in alcun modo dubbio. Ma da quando si può vedere la radio? La radio ebbe subito una grande diffusione. Ricerche ed esperimenti la portarono ad essere radiovisione. Per la musica fu come entrare nella terza dimensione. Fino ad allora era solo sentita, ma adesso poteva essere perfino televista. Questa unione, però, durò molto poco. La visione, staccatasi dalla radio, diventerà presto TV e la radio, data sempre più per spacciata, continuerà da sola la propria storia. Storia di strade parallele, quella di radio e televisione, ma pronte a rincontrarsi nel nuovo millennio in cui la radiovisione finalmente ritornerà a vivere. È la rinascita di un vero supermedium. È la vicenda del nuovo che non soppianta il vecchio, ma lo integra. È il culmine di una lunga evoluzione tecnologica. Guardare la radio di Simone Di Biasio, Mimesis Edizioni. Audio Comfortable Mystery, voce Gianmarco Foschini. Un grande ringraziamento a Giada Jacopo, studente Caterina Orlando. Docenti Dina Riccò, Gianluca Balzerano, cultore della materia Alberto Barone, Giulia Martinucci, Alessandro Zamperini. Scuola del Design Politecnico di Milano 2016-2017.